bella a tutti ragazzi e bentornati ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi voglio proporvi tre deck per tre diverse arene: Arena 7, Arena 8 e Arena 9. Ma va? Il primo di questi tre deck per l'Arena 7, appunto, innanzitutto vi dico che li ho visti giocare nelle arene, quindi sono deck che funzionano, bisogna un attimo capirli. Questo è il primo deck, formato da Barile Strega, Principe Nero, Orda di Scheletri, Palla di Fuoco Gigante, Zap e Moschettiere. Ovviamente lo proviamo nel torneo per avere i livelli di carte bilanciate e farvi capire come poter usare al meglio questo primo mazzo. Siamo contro Jad Bozo, nessun clan. Andiamo subito con la Witch. Se ce l'avete, aprite subito con la Witch e prepariamo super combo davanti, ragazzi. La super combo davanti col Giant, che dovrebbe subire un sacco di danni per poi poter aprire con un barile e vedere se faccia un doppio effetto di attacco alla torre, attacco alla truppa. Guarda un po', vediamo cosa succede. Si blocca tutto, ragazzi, attenzione. Anche quei problemi di connessione funzionano. Vediamo se va. Non si sa niente, non si vede niente. Proviamo a spostarlo indietro. Ti prego, connettiti. Ha fatto passo. Attenzione, guardate cosa sta succedendo. Centro metro sotto, ragazzi. Parte velocissimo. Oddio, shit. Oh shit. Cosa cacchio è successo? Attenzione, ragazzi. Vediamo di riuscire comunque a portare a casa il risultato. Alla torre 190 non è assolutamente un pericolo. L'importante è farvi vedere come si usa. Potremmo già palla focaia, ma non lo facciamo. Attenzione, scontro tra due moschettieri. Alla meglio il suo, ovviamente supportato dalla torre. Non avevamo dubbi, quindi nuova apertura per noi con un Giant. Uela, scheletrone giga che deve essere assolutamente counterato con degli scheletrini che in questo momento si fanno il suo moschettiere e distruggono anche lo scheletro gigante. Palla di fuoco per chiudere, che prende anche la Wish, ragazzi. Molto bene, molto molto bene. Per un pelo gli scheletrini non ce la fanno. Entra il Giant. E quando entra il Giant, che lo sta bloccando la torre, lanciamo il barile, ragazzi. Vediamo di preparare anche una Zap, che va sui suoi barbaroni. Il Giant parte, ragazzi. Parte Giant e lui mette giù tutto. Vediamo un pochettino. Dobbiamo mettere qualcosa di cattivo. Di cattivissimo. Ti prego, strega, preparati. Attenzione, giù la strega per noi. Ok, io metterei anche gli scheletri, ma non è necessario. Quindi riusciamo a difenderci. Ragazzi. Vediamo un pochettino di ricominciare tutto. Sì. Davanti il Giant. È pronta la Fireball. Ragazzi. Metti un'altra truppa lì. Non lo fa, ma la nostra Fireball devasta tutto, ragazzi. E apriamo col barrel. No. Gli scheletri lì no. Grande errore per me. Ma comunque, wow. Giù la torre, ragazzi. 30 secondi dalla fine, giù la torre. Nuovamente la strega per proteggersi, lui mette il Giant, noi mettiamo anche il Moschievich, vediamo di riuscire a chiuderci anche un cavaliere in mezzo a tutta quella marmaglia di gente, che però è bloccato dal nostro Moschievich, quindi fantastico. Principe Nero, ti prego, vai, go, una bella mazzata al Principe Nero, e chiudiamo anche con i nostri Orda di Scheletrini. 12 secondi alla fine, ragazzi, guardate cosa è successo, ragazzi, lui usa una Valchiria, noi mettiamo davanti un Giant, e ci portiamo a casa la prima vittoria, ragazzi. Deck funzionante con lag annesso, vi prego segnare e prendere nota delle carte che hanno composto questo deck e ci hanno regalato la prima vittoria. Passiamo quindi al secondo deck per affrontare l'Arena 8, formato da Cavaliere, Arcieri, Bombarolo, Frecce, Goblin, Gigante, Moschettiere e Principe. Un deck molto molto interessante, pieno di truppe per poter agire nel migliore dei modi contro molti tipi di attacco. Siamo contro Darkrom dei Los Veteranos. Ciao! E apriamo subito senza problemi con un Giant sulla sinistra. Uela, Gigante Royale anche per lui, quindi direi di mettere Bombarolo e Arcieri per fare il maggior danno possibile senza subire troppi danni. Vediamo un pochettino, gli Arcieri riescono a farsi un pochettino gli sgherri un po' il Gigante Royale, ma costringe
La nostra torre a 1169, avanti col boscaiolo per lui, ma c'è il gigante che sta entrando nella sua area di gioco, seguito dai goblin che in questo momento si fanno il Boschivic. Vortice per lui, che però non dovrebbe danneggiare esageratamente tutti, e infatti il giant, finché non esplode, salva, ragazzi. E guardalo lì il nostro contrattacco, e guardalo il nostro contrattacco, e frecce subito pronte per noi, prac, che distruggono la sua orda di goblin, ci portano nettamente in vantaggio, ragazzi. Attenzione, attenzione a quello che potrebbe fare lui adesso. Stiamo pronti con le nostre dovute difese, o altrimenti apriamo con un giant, vediamo un pochettino. E allora via col giant, ragazzi. Nuovamente via col giant, vediamo cosa succede. Lui sta esitando un pochettino nell'attacco, non vorrei che fosse caduto, invece apre con un giant royal dal fondo, è un pochettino strizzacchiato. Vediamo, vediamo. Bisogna mettere la protezione del giant di arcieri e preparare subito le nostre frecce, perché io lo so che lui fra poco mette la scintilla, ma adesso ci metterà sopra anche gli sgherri. Se per caso scendessero quei goblin, molto bene. Non mette gli sgherri, li mette, ma li metterà in fondo. L'importante è non far entrare troppo il suo giant e preoccuparsi adesso della scintilla. Il nostro cavaliere subisce l'attacco della scintilla. Gli arcieri riescono a danneggiarlo un pochino, ragazzi. E il Moskevich, vediamo se con il giant, brutto pericolo. Ah, non è andato. Ah, è andato, ma proprio è andato in ritardo il giant, ragazzi, che sta spingendo in questo momento in maniera veramente molto cattiva la scintilla. Orda di goblin bruciacchiata dal nostro bombarolo, ma la scintilla è ancora là, ragazzi. Ma è la scintilla è ancora là, e il problema è proprio qua. Quindi bisogna fare qualcosa di intelligente. Bisogna fare qualcosa di intelligente. Vediamo se il nostro principe e i goblin sicuramente riescono a fare la scintilla. Il principe si fa altrettanto. Mettiamo il cavaliere sulla strega ed evitiamo che questi scheletrini possano danneggiarlo troppo. Mamma mia quanti lag oggi, ragazzi. Ma noi vinciamo anche con i lag, non è un problema. Proviamo a tirarlo su, proviamo a tirarlo su. Abbiamo fatto tanti 30 secondi alla fine, 30 secondi alla fine. Il principe subisce un devastante attacco da parte della scintilla, così come il suo cavaliere. 25 secondi alla fine. Diciamo che se ci difendiamo la portiamo a casa. Diciamo che invece ha messo un boscaiolo, e adesso ne mettiamo un nuovo principe e degli arcieri. Dai principe, fai qualcosa. Dai principe, galoppa col tuo cavallo. Dai 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 dai. Frecce per noi, 8 secondi alla fine. L'abbiamo salvata, l'abbiamo salvata, l'abbiamo salvata. 5, 4, 3, 2, 1. Un po' sofferta, ma come potete vedere ha funzionato anche questo. Poi è divertente perché succedono sempre le cose strane. Vedrete che le troverete molto molto più facile voi da giocare. Mi raccomando, gigante lo usiamo sempre davanti. Ci mettiamo il principe dietro, gli arcieri che salvano, e poi tutto il resto è un condimento per evitare che lui entri in maniera troppo aggressiva con il suo attacco. Ma prima di farvi vedere l'ultimo deck di oggi, quello per Arena 9, voglio ricordarvi di attivare la campanellina, ragazzi, sul mio canale YouTube, dove vi invito ad iscrivervi per seguirmi ogni giorno con un nuovo video. E vi ringrazio anche per il sacco di supporto, il sacco di supporto che mi state dando. Mi rendete veramente felice. Grazie, grazie e grazie. Questo quindi è l'ultimo deck della giornata per affrontare al meglio l'Arena 9, formato da Fireball, Barbari Scelti, Domatore, Torre Inferno, Scheletro Gigante, Strega, Mega Sgherro e Zapitribi, la Zap, ragazzi. Vediamo subito, subito di andare a portarci a casa il risultato e farvi vedere come funziona questo deck. Siamo contro David 1-2-3 della... Non ho capito perché sto guardando cosa mi stanno facendo. Subito i luridi scelti per lui, ragazzi. Allora dobbiamo sacrificare il nostro Scheletro Gigante, aspettare 7 contro 6. Va bene, va bene, va bene, ma lo scheletro, ragazzi, si salva addirittura. E direi che in questo caso, davanti ai barbari scelti, davanti ai barbari scelti, ragazzi, vai, vai, vai. Andate, amici miei, andate, amici miei. È pure una sapitrivi che mi permette di far arrivare lo scheletro nel sotto, ragazzi. La 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 la, oh, forse non ce la fa. Ce la fa, ce la fa, ragazzi, ce la fa. C'è il barbarone che picchia come se fosse un falegname della Normandia. Guarda lì cos'è successo. 497 la sua torre, ragazzi, inviolate le nostre torri. Mettilo pure lo grider, amico mio. Sono qui ad aspettarti con la nostra torre inferno che vanifica il suo attacco, ci fa guadagnare un sacco di mana e porta la nostra partita in una situazione di estremo vantaggio. Lasciamo che la princess se la faccia pure, no problem. E allora adesso è la nostra volta dello grider, che parte come un pazzo, che parte come un pazzo, un super pazzo. E bo-da-bo-bo-bom. Avrei potuto tirarla anche sulla torre, ma noi ci piacciono le cose difficili. Lasciamo nuovamente che il Mega Sgherro non ci arriva, ma gli porta
Niente, la sua torre non ho capito, forse 233 perché lo Greder gli ha fatto male. Lasciamo pure entrare questo mago di ghiaccio, dove lo salutiamo. Ciao Wizard! Quindi, con questa dovuta calma, si apre con lo scheletrone gigante, si aspettano i suoi luridi, che sono certo non tarderanno ad arrivare, invece è il mago elettrico che fa la sua parte per zappare scheletrone e torre. Sì, ci fa un po' male, ma non mi sto assolutamente preoccupando. Va bene, amico fratello, usali pure tutti. E allora io vado con lo Grider, ragazzi. Vado con lo Grider, ragazzi. Vediamo cosa succede, non ce l'ha il mana per metterli. Lo Grider che scavalla via così. E vai con la bomba. Badabò, arriva la bomba che scoppia e rimbomba. Molto bene, molto good. Barbari contro Barbari. Direi che siamo fortemente in vantaggio per la nostra torre. Vediamo se fa qualcosa. Lui preparerà con lo Grider. Lo so cosa sta preparando. Guarda qua la mia torre come è già pronta, ragazzi. Torre pronta per lo Grider. Non arriva, ma la metto giù lo stesso. Un pochettino troppo indietro. Pochettino troppo indietrino. Fermo lì, O'Grider. Fermo lì, O'Grider. Non mi fare gli scherzi. Qua l'ho giocata male, però lo sapete, no? Dovete giocarlo un pochettino più davanti, ragazzi. Ah, Barbari contro Barbari. Giocati anche questi non proprio benissimo. Però la nostra Fireball dovrebbe salvare la situazione. La nostra torre infernale chiudere tutto il problema. E lasciamo un attimo che questi due maghi di ghiaccio si avventino con estrema atrocità sul nostro mega sgherro. Piantiamo la seconda torre, ragazzi. E come vedete, il terzo deck per Arena 9 in una maniera incredibile, ragazzi. Non è neanche difficile da far girare. L'importante è che vi ricordiate sempre di non buttare troppa roba nel pentolone. Beh, ragazzi, anche per oggi ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo fatti tutti e tre. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo, molto importante, ragazzi, guarda che cresce, passate dalla pagina Facebook Clash Royale Total Wars, ragazzi, perché siamo in un'espansione peggio del Big Ben. Noi ci vediamo domani. Ciao!